Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Angelo De Donatis. Pietà. Non tengo conto a sufficienza della presenza di Dio. Mi lascio assorbire da ciò che faccio o dalle distrazioni, dalle fantasie. Non ho sufficientemente lo sguardo rivolto a Gesù che è qui. Non lo vedo a sufficienza in ogni persona. Non sono sufficientemente sovrannaturale con loro, né sufficientemente dolce, né sufficientemente umile e neppure accurato come si dovrebbe nel fare loro del bene ogni volta che lo potrei. Gli esercizi di pietà lasciano desiderare. Li faccio tiepidamente, talvolta in modo breve oppure troppo rapido, pieno di distrazioni. Mi capita in certi casi di essere vinto dal sonno o di rinviare di ora in ora le cose da fare. Una così grande tiepidezza che mi fa soffrire fino a umiliarmi. In queste parole di Charles de Foucault si può ritrovare l'essenza dell'esperienza spirituale di uno dei doni dello Spirito Santo, la pietà. Un dono dello Spirito che, come ha affermato Papa Francesco, tocca nel cuore la nostra identità e la nostra vita cristiana, perché indica la nostra appartenenza a Dio, il nostro legame profondo con Lui. Con questo dono lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore e il suo amore per noi. Il Papa, parlando della pietà, recupera l'accezione della pietas latina connessa con un profondo sentimento religioso, con il culto e la devozione verso gli dèi, che include il rispetto e la cura verso i familiari e verso i propri simili. La pietà, infatti, afferma il Papa, non si identifica con l'avere pietà di qualcuno, non è pietismo nei confronti degli altri. Chiudere gli occhi, fare una faccia da immaginetta, far finta di essere come un santo, ma è sinonimo di autentico spirito religioso, di confidenza filiale con Dio, di legame profondo con il Signore, di una relazione vissuta col cuore. Da questa relazione che cambia la vita del credente, le dona senso, la riempie di gioia e di entusiasmo, nasce il culto spirituale, il rivolgersi a Dio nella preghiera, la gratitudine, la lode. La lode, scrive Charles de Foucault, è un bisogno d'amore. L'ammirazione è parte fondamentale di ogni vero amore. Se il dono della pietà, sostiene Papa Francesco, ci fa crescere nella relazione, nella comunione con Dio, nello stesso tempo ci aiuta a riversare quest'amore anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli. L'amore verso gli altri è fondato sulla roccia dell'amore per Dio. L'amore del Padre, fatto carne nel Figlio, donato dallo Spirito, ci spinge a cercare e ad amare i fratelli, soprattutto i più piccoli, i più poveri, i più abbandonati. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito ci fa miti, tranquilli, pazienti, in pace con Dio, nel servizio degli altri, con mitezza e con il sorriso.